Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Pasquale e questo è Eurisparmio. Oggi un video molto veloce, tra l'altro un video infrasettimanale che di solito non c'è, perché solitamente io esco martedì, venerdì e domenica, oggi esco anche a metà settimana, e cioè mercoledì, per un semplice motivo. Praticamente ho finalizzato due investimenti su Cryptale, sugli ultimi due progetti. E siccome chiuderanno a breve, volevo un attimo fare vedere quello che ho fatto, i miei investimenti, come li ho realizzati, spiegare anche perché li ho fatti, anche se alcune anticipazioni le ho dati nella live che ho fatto settimana scorsa sull'aggiornamento dei miei investimenti di luglio. Poi, tra l'altro, volevo anche fare vedere qui di fianco a me, tengo il dito, qui di fianco a me, siccome mi era stato chiesto durante la live, adesso tu prova a prelevare i tuoi fondi dalle varie piattaforme di peer-to-peer lending e vedi se te li ridanno indietro. Ecco, questo è l'estratto conto del mio conto corrente. Ho fatto un prelievo il venerdì, che era oggi è il giorno 10, sto registrando il 10, e venerdì era il giorno 8. Io ho fatto il prelievo il giorno 8 e oggi i soldi mi sono arrivati. Questo perché i soldi non vengono trattenuti da Cryptale, ma, come ho spiegato diverse volte, da MangoPay, che è una società esterna, appunto, che tiene i soldi. Vabbè, dopo questa cosa andiamo al computer, andiamo a vedere come faccio gli investimenti, anche perché quello che mi interessava di più di Eason praticamente è quasi concluso, per cui chiuderà sicuramente prima del 20 agosto, che è la chiusura reale, e poi anche Biogest. Andiamo al computer. Allora, eccoci sul marketplace di Cryptalia con i due nuovi progetti che ancora non sono stati chiusi. Il primo di Biogest, che chiuderà l'8 settembre 2020, ma che fino al 15 di agosto, come dicevo all'inizio, come ho detto anche nella live relativa all'aggiornamento del mio portafoglio, offrirà anche un'altra tipologia di bonus, ma del quale parleremo dopo. Quello su cui mi volevo concentrare è su Eason, che per questo ponte, per la realizzazione del progetto Macchina del Tempo a Caserta, che è finanziato dal bando Cultura Crea di Invitalia. Perché volevo andare prima a fare questo? Perché ovviamente no, questa registrazione sarà in due giorni diversi e il prestito è quasi arrivato alla fine, mancano solo poche centinaia di euro, e se non mi ci butto magari rimango fuori, ed è un progetto che mi è molto interessato sin dall'inizio, per cui andiamo subito a cliccare sul progetto, ad investire la mia liquidità, che in questo momento è di 80 euro, e come avevo detto nella live relativa ai miei investimenti, la cosa che volevo fare era investire di più in questo progetto, perché è un progetto che secondo me è molto più interessante degli altri, perché riguarda la cultura. Intanto investiamo. Per cui adesso andiamo a parlare un attimo del progetto. Perché ho messo più soldi? Prima di tutto, l'obiettivo dei 60.000 euro è stata praticamente coperta in pochissimo tempo, dalla live che ho fatto io praticamente, che era il giorno prima dell'apertura del progetto. Sono passati, oggi è il 10, la live l'ho fatta il 4, e sono passati 7 giorni più o meno, 6 giorni, praticamente completato, manca pochissimo per il finanziamento totale del progetto. È un prestito corto di 9 mesi, con un tasso del 9%, con un rating B, per cui un rischio veramente molto moderato. La chiusura il 20 agosto, ma sicuramente si chiuderà molto prima del 20 agosto, perché è un progetto molto interessante. E tra l'altro adesso provo a fare anche una simulazione del mio investimento aggiungendo questi 80 euro qui. Allora, praticamente dovrei arrivare a ricevere 85,40 euro alla fine del prestito, che è il 21/5/2021. Comunque, perché ho scelto questo progetto? Perché ho de desiderato aggiungere più soldi a questo progetto? Perché è un progetto culturale. È un progetto, appunto, che si chiama La Macchina del Tempo. Di per sé l'azienda vuole realizzare questa tecnologia con i visori virtual reality, che permettono a chiunque li utilizza di immergersi in un'esperienza virtuale a 360 gradi, come dice qui, tra l'altro, nell'idea del business. Questo progetto della Macchina del Tempo, presentato a Cultura Crea di Invitalia, appunto sviluppa e introduce sul mercato il prodotto capace di unire la tecnologia della virtual reality alla cultura e alla storia. In questo caso la storia riguarda la Reggia di Caserta, in modo che il visitatore possa guardare la Reggia di Caserta con questi occhiali di virtual reality e
immergersi appunto nella parte storica della Reggia di Caserta in un modo totalmente diverso dal solito. E come dicevo durante la live dei miei investimenti, se mi avessero insegnato la storia, se mi avessero presentato la storia alle medie, alle superiori in questo modo, molto probabilmente l'avrei studiata molto meglio, mi sarebbe piaciuta molto di più. Oltretutto, anche in questo progetto, quando vedete la scritta Skin the Game, vuol dire che tutto il management di Cryptalia ha investito nel progetto, per cui anche chi propone il finanziamento crede nel progetto e investe. È comunque un modo per aiutare una piccola azienda, veramente una startup, a crescere il più velocemente possibile nell'ambito culturale, cosa che in Italia in questo momento è molto molto carente. Questo è il primo progetto. Allora, eccoci al secondo dei due progetti in cui vado a investire questo mese, è Biogest o Biogest. E questo video l'ho dovuto cominciare, anzi l'ho dovuto registrare 4 volte, perché quando l'avevo finito mi accorgevo alla fine sempre che invece di dire Biogest avevo detto Biogen o Biogen, che è poi l'azienda che di cui si parla tantissimo in questi mesi, di cui ha fatto recentemente anche un video molto ma molto dettagliato il mio amico Federico di Investire con Gus, che tra l'altro consiglio di andare a guardare perché è fatto molto bene per capire bene questa azienda come funziona e come lavora. Ma torniamo a Biogest, qui clicchiamo sul progetto. Anche questo è un rating B, anche questo ha uno skin in the game, per cui anche il management di Cryptalia ha investito, con una data di chiusura prevista l'8 settembre 2020, per cui c'è ancora un po' di tempo per investire, ma ricordo che chi investe entro il 15 avrà anche un bonus del 5% rispetto alla somma investita. Allora, chi è Biogest e non Biogen? Tra l'altro, ecco, tra l'altro la flash promotion è anche indicata qui. 0,5% lordo se realizzi il tuo investimento entro le 23:59 del 15 agosto. Io ho detto 5%. È sbagliato. 0,5%. Comunque, l'idea di business, loro producono pelli grezze all'ingrosso, o finite e ogni prodotto di concerie e derivati, per cui l'azienda vuole fare strutturare un nuovo sistema gestionale che comprende l'assunzione di 3 nuove figure professionali insieme alla ricerca di piccole aziende conciarie sul territorio italiano. Per cui questa implementazione permetterà di avere un turnover di magazzino più rapido a Biogest e per cui anche ridurre i tempi di produzione, fornitura e anche insomma di management di tutto quello che è il magazzino dell'azienda. Biogest si occupa di commercio all'ingrosso per i venditori, commercianti e produttori del sistema moda sul territorio nazionale. Nulla toglie che magari più avanti, speriamo, vada ad acquisire anche quote importanti di mercato all'estero. L'acquisizione avviene, sia sul mercato nazionale che estero per quanto riguarda le materie prime, che sono ovviamente di qualità e vanno a finire nei prodotti made in Italy che conosciamo. Per cui, rispetto all'altro progetto di cui ho parlato prima, iZone, questo è un progetto un po' più, diciamo, commerciale, ecco, cioè un progetto aziendale vero e proprio. Infatti in quel progetto ho inserito €80 proprio perché, come dicevo prima, iZone secondo me è un qualcosa che è molto legato alla culturalità, al promuovere la cultura in ambito nazionale ma anche internazionale, perché pensate ai turisti che vengono in Italia, vanno alla Reggia di Caserta e possono vivere la Reggia di Caserta in questo mondo 3D con gli occhiali, con la virtual reality. Per cui in quel progetto ho messo €80, in questo, come in tutti gli altri progetti a livello aziendale e commerciale, vado ad inserire i miei €50. Per cui ho investito anche qui. Anche qui è un 9 mesi, andiamo a fare la simulazione. E qui, ed è €50 che ho investito, andrò dopo 9 mesi ad avere €53. Prestito di tipo bullet, per cui il nostro investimento ci viene restituito alla fine, mentre gli interessi si vanno a maturare su tutto il capitale investito fino alla fine del progetto. Ovviamente devo ricordare che nessuna di queste cose è un consiglio ad investire. Io sto facendo vedere i miei investimenti, poi chiunque voglia andare a investire deve fare opportune considerazioni personali. Ricordandovi però che se non siete iscritti a Cryptalia e volete iscrivervi, qui sotto c'è il link affiliato col quale diciamo riceveremo tutti e due un bel regalino, nel senso che chi si iscrive con questo link affiliato a fine anno tutte le tasse che dovrebbero essere pagate con ritenuta d'acconto se siete voi in Italia, in realtà Cryptalia
ve le andrà a restituire. Inoltre, ovviamente, su questo progetto di Biogest avrete lo 0,5% lordo di bonus se andate a investire entro il 15 agosto. Andiamo fuori dal computer, no fuori, andiamo fuori dallo schermo, diciamo. Vabbè, ci incontriamo da qualche parte dopo questo. Ok, ci incontriamo a breve. Ciao. Bene, eccoci giunti alla fine di questo video. Come sempre ricordo che io non sono un consulente finanziario, quelli che ho appena mostrato sono solo i miei investimenti, non sono assolutamente dei consigli ad investire. Inoltre ricordo che il peer-to-peer lending è un investimento molto rischioso, in cui ci sono dei buoni ritorni, ma ovviamente c'è sempre il rischio di fallimento sia dell'azienda che richiede il prestito, ma anche della piattaforma. Ovviamente, per cui bisogna fare le proprie valutazioni nel caso si scelga di andare a investire in uno di questi strumenti. Ovviamente, in qualsiasi momento ti puoi iscrivere con un link affiliato Cryptalia che trovi qui sotto nella descrizione, ma questo non significa che devi per forza investire in tutto quello che trovi sulla piattaforma. Valuta bene, le aziende in cui investire, i prestiti in cui vuoi investire e poi decidi se investire o no, ma comunque non prendere questi video come un consiglio finanziario. Inoltre ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi in qualunque momento iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un commento se vuoi discutere su qualunque argomento riguardo a questo, in particolare su Cryptalio, ma o qualsiasi altro argomento ti possa venire in mente. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!